Buonasera, buon giovedì sera, eccoci ritrovati per il classico appuntamento di una ricetta salata insieme con Michela e i sapori di Procida. Vediamo chi è in diretta con me stasera, vediamo, allora io voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto la pizza, quella con le verdure, quella della Palur. E poi voglio ringraziare anche tante altre persone che invece hanno fatto dei calzoni, i miei calzoni, quelli ripieni con le melanzane e la provola. Inoltre voglio a parte salutare tutti quanti voi, questo già lo sapete, no? Ma voglio salutare in particolare una bimba che si chiama Vita. Ciao Lia, buonasera. Ciao Vita tesoro, spero che mi stai ascoltando, ti mando un grossissimo bacione, sei tenerissima, sei dolcissima, mi hai mandato un messaggio vocale bellissimo, bella bella sei. Allora, Lia si sente, vero? Non è che sto parlando a vuoto? Ciao Giovanna, buonasera a te cara, un bacione. Allora, stasera che cosa faremo? Lucia, buonasera. Allora, stasera faremo una ricetta salata, sempre molto veloce, a tema d'estate. Faremo, ok, grazie Lia, faremo delle polpette con dei fiori di zucca. Allora, ciao Teresa, tesoro, come le andremo a fare? Andremo a, io già li ho puliti, li andiamo a spezzettare da crudi così, perché sono molto molto teneri, e poi andiamo a lavorare insieme, ma impiegheremo pochissimo pochissimo tempo. Allora, ciao a tutti, buonasera, indossiamo il grembiulino, vero? Abbasso un po' la musica, bene, abbasso un po' la musica, grazie tesoro, hai fatto benissimo io, perché io di qua non riesco a... Perfetto, va bene così Lia, che mi dici? Ciao Rosa. Allora, va bene così tesoro? Penso che così si... Oh, perfetto, va bene, grazie. Allora, stavo dicendo, ho indossato il grembiulino, accendo la lucetta e vi giro, ciao Rosalba, vi giro verso di me, mi raccomando, condividete la diretta e seguite la pagina. Allora, giriamo? Ciao Salvatore, buonasera. Domenico, buonasera. Che cosa facciamo? Allora, innanzitutto prendiamo questi fiori di zucchine e iniziamo a tagliarli. Si sente la musica così, almeno un pochetto pochetto? Ciao Ilaria, tesoro. Facciamo così. Teresa, buonasera. Allora, spezzettiamoli. Ecco qua. Si sente la musica così, Giovanna? O è troppo forte? Ditemi. Ciao Daniela. Allora, anche stasera fa caldissimo. Ciao Antonietta, buonasera. Ciao Teresa. Maria Maria, buonasera. Vogliamo chiudere un pochetto la porta? È sempre mia figlia che sta di qua. Ciao Margherita Ambrosino, eccoti, buonasera cara. Ah, finalmente ci sei riuscita, no? Ad entrare in pagina, vero? Oggi per il cattivo tempo, ottima compagnia, grazie, va bene la musica così, perfetto. Allora, tagliati i nostri fiori, andiamo ad aggiungere un uovo intero, un uovo, mi sciacquo un attimo le mani, ecco qua, poi aggiungiamo 200 g di ricotta, erbetta cipollina, poi, ah, ecco, avevo dimenticato il sale e lo prendiamo, eccolo qua, fate voi a sentimento, un pochetto di basilico ce lo mettiamo, ciao Mena, Vita, ecco di qua anche a te, e poi mettiamo un cucchiaio abbondante di formaggio grattugiato, mescoliamo. Nel frattempo accendo la pentola con l'olio di semi di girasole, così poi iniziamo a friggere.
Queste sono delle polpette buonissime che voi potete fare con i fiori di zucca, di zucchine, fate voi. Allora, con quello insomma, con i nostri prodotti di giardino. Ciao Angelina, buonasera. Anna Maria Fedele, mescoliamo. Ovviamente questo è un composto molliccio, per cui andiamo. Un po' di pepe ce lo mettiamo. Pina, buonasera. Un pochetto ce l'andiamo a mettere. E iniziamo a metterci anche, ciao Rachele, stiamo facendo delle polpette di fiori di zucchine con ricotta. Io non aggiungo pane, se voi avete del pane potete bagnarlo, del pane raffermo. Metterò un pochetto di pan grattato. Allora, prendiamo, iniziamo con un cucchiaio. Dobbiamo ottenere un composto tipo polpetta, mettiamo due cucchiai, tipo polpetta, in modo da poter amalgamarlo, insomma, e poi friggerlo, no? Due cucchiai sono pochi, ne aggiungiamo altri due, mescoliamo, composto è ancora molliccio, andiamo ad aggiungere altri due, stiamo a sei cucchiai, contiamoci i cucchiai, eh? Ciao Giuseppina, eccoti! Allora, scorrono talmente veloci. Ciao tesoro, da un po' di tempo, non ho letto, sei bravissima, sei da un po' di tempo, dopo ti ringrazierò. Francesco Peruffo, buonasera. Allora, Rosario, ciao, Laura Parisi. Abbiamo aggiunto 6 cucchiai, ma ne aggiungiamo un altro. Vediamo. Andiamo di mani. Vediamo se il composto è ancora molliccio. Allora, io aggiungerei ancora un altro. E siamo. Più o meno 7-8 cucchiai ci vorranno. Altro pochetto, perché dobbiamo, ecco qua, ottenere questo composto qui, va bene? Ciao Rosa. Allora, che cosa andiamo a fare? Prendiamo il nostro saliere, mettiamo un pochetto di pane grattato e qui io ho delle mozzarelline che ho messo a scolare per bene, quindi andiamo a fare in questo modo. Facciamo tipo la polpetta, mettiamo questa al centro e chiudiamo bene bene. Ecco qua. Facciamo proprio la polpetta. Più grande, più piccole. Io ho messo una mozzarellina intera, quindi andrò a farla un po' più grandicella. Ciao Lella! E quindi andiamo a passare sul pan grattato. Facciamo per il resto pure la stessa cosa. Mettiamolo al centro. Se non avete la mozzarella potete aggiungere del pan di provola o della provola affumicata, della scamorza, fate voi. O se avete la mozzarella, ovviamente è ben asciutta e scolata. Allora, andiamo a farne altre. Io le faccio belle grandi, che così una se ne mangia una e amen. Ciao Maria Paola, Bruna. Allora, già un altro pochetto qui, così come se impanassimo, e poi credo che altre due ce la possiamo fare. Allora, l'olio di semi è già quasi riscaldato, facciamo le Adele, facciamo le polpette di fiori di zucchine con ricotta e mozzarella. Praticamente ho messo la ciliegina di mozzarella all'interno, perciò sono belle grandi, eh? Se voi le volete più piccole, potete metterci un pezzetto di formaggio a pasta filante, tipo, come dicevo, pan di provola, galvanino, fate voi. Giovanna! Allora, non so se avete letto in pagina, domani qui insieme all'Associazione Libera Maestà, l'associazione di arte e moda, loro sfileranno con il bravissimo artista stilista Antonio Lannina e io avrò un momento mio culinario domani qui sull'isola di Procida, usciamo un attimo le mani, dove presenterò due aziende importanti campane. Una è Patatin dei fratelli Cucciero, e voi già avete visto qualche post. Producono patate e vari ortaggi, prodotti ortofrutticoli,
coltivati in ambienti incontaminati. Quindi con melone e patate farò delle piccole insalate alla prosciugana. È un momento di degustazione di questi prodotti. In più, mentre parliamo, mettiamo le nostre polpette nell'olio. Ecco qui, vedete. In più, l'azienda leader, un'azienda leader importante, è la Bio Italia, un'azienda nata nel 1994, che ci propone dei prodotti biologici. Abbiamo fagioli, abbiamo pasta, crackers, dei patè, insomma abbiamo tanti tanti prodotti, dei frullati, il classico smoothie, il classico frullato, proprio come se andassimo a mangiare la classica mela grattugiata della nonna, senza conservanti, senza additivi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi domani, quando vi farò il post e vi farò vedere delle cose, vi lascerò il link, vi lascerò il sito dove potrete andare a curiosare e per patatini e per la Bio Italia i loro magnifici prodotti. Va bene, allora, sì, hai visto, bene, bene. Ciao Linda, buonasera. Allora, le nostre polpette che sono qui sono in cottura, iniziamo a girare piano piano. Allora, io alla base di queste polpette potete lasciarle così, potete metterci dell'insalata, ma potete anche mettere delle zucchine. Io ho preparato un po' di zucchine a rondelle, giusto, una girata, una rigirata, come dico io, una girata, una potata in padella, veloce, una favola, le mettiamo, come letto, a queste polpette, eh? Giuseppina, sì, ho mandato anche mio figlio per ricordare. Ah, che bello, bravo. Giuseppina, tu penso che non ci sarai, vero? Non sei riuscita a venire a Procida. Prendo un piatto con un foglio di carta assorbente, così le asciughiamo. Ciao Miki, tesoro! Condividete la diretta, mi raccomando, Teresa. E quindi domani farò questo evento insieme ai miei amici. Poi ci saranno anche momenti di ballo, di canto, di musica, e quindi ci sarà una bella serata in allegria. Teniamo presente che domani è oggi, diciamo, siamo in piena settimana d'agosto, di Ferragosto, quindi Procida piena di gente. Quindi l'emozione c'è, però so che ci siete voi che mi appoggiate sempre, è vero. Mi dispiace non poter fare una live perché la serata è abbastanza lunghetta, le uscite delle sfilate delle bellissime ragazze dell'Associazione Libera Maestà, se non erro sono 3-4 uscite, quindi è abbastanza lunga, quindi filmare, tenere una live per tanto tempo poi è pesante. Magari vi farò dei piccoli momenti, dei video, dei piccoli momenti dove raggruppano un po' la serata. È vero, allora saluta mio marito Mario che si... Ah, grazie Teresa, salutami Mario allora. Ah, tu sei in Calabria? Sì, Giuseppe me l'hai detto per telefono, c'hai ragione. Grazie Niki, tesoro. Elio, buonasera. Ecco, da te piove, Giovanna? Oh, mamma mia. Qua no, anzi, si sperava in un pochetto di, invece non ne parla proprio. Qualche foto, sì, Lia, faremo qualche foto, è vero? Quindi presenterò queste insalate alla procidana con queste patate, dei patati dei fratelli Bucciero, e poi ho preparato anche delle bruschette, quindi con questi patè di olive della Bio Italia, patè di olive, poi c'è anche il pesto di pomodori, il pesto di basilico. Tutto bio, tutto naturale, vero? Quello che ti dicevo, piccola live, delle piccole live, sì, faremo delle piccole live tesoro, ti sosteniamo da lontano, grazie, ciao Giusepiscopo. Allora, mentre queste polpette sono in cottura, avete visto anche quei cannoli che ho postato le foto? Allora, quei cannoli, io li faccio spesso, le formine, no? Oh. Allora, le formine sono grandi e voi potete sia farle più grandi che più piccine, ovviamente. Invece la volta scorsa le ho fatte più piccine. A Natale, se andate a vedere la video ricetta su YouTube, vi ho postato il link,
vedrete che questi cannoli sono un pochetto più grandi, però questi qua che ho fatto l'altro giorno sono più piccini, sono proprio dei bocconcini, dai, chiamiamoli così. Allora, Natalino, buonasera! Ecco qua, Natalino sta qui, Fabrizio, buona serata anche a te. Francesca, stiamo preparando delle polpette di fiori di zucchine con ricotta e delle ciliegine di mozzarella all'interno. Vedete? E poi le andiamo a mettere su un letto di zucchine fatte a rondelle, passate leggermente in padella, ma giusto per dare un decoro alle nostre polpette. Vi ripeto, le ho fatte più grandi perché ho messo questi bocconcini piccini all'interno. Allora, stavo dicendo per l'evento di domani, non vi dico qui che cosa c'ho, perché poi in tutto questo ho fatto dei piccoli rustici, ma sempre degli assaggi, sempre delle piccole degustazioni, giusto per condividere con chi vorrà domani sera, perché l'ingresso è libero, queste piccole, insomma, preparazioni, questi piccoli momenti culinari. E quindi saremo giù in piazza Marina Grande, che poi è la marina, è il porto di sbarco, quindi è una zona principale di Procida. Allora, che dici Margherita? Io non riesco più a trovare i fiori di zucche. Niente di meno, ci sono sia in vendita che in vari giardini, vari giardini. Ah, poi faremo anche dei pomodori, classiche bruschette di pomodori biologici, quindi ringrazio già a priori i pomodori del giardino dei Templari a coltivazione biologica, quindi anche i nostri pomodori che domani mangeremo insieme alle altre cose sono biologici. Sono tutti bio. Ciao Stella, buonasera. Maria Vaccari, Dolcino, Massimo, buonasera, eccoti anche a te. Sono quasi cuociamoli un altro pochetto, così si coloreranno in entrambi i lati. Bene? Allora, quindi domani faremo questo piccolo evento insieme ai miei amici. Elio, anche da noi piove finalmente, quindi state più freschi. Io qui invece ho sempre il ventilatore a portata di mano. Ieri ha fatto due gocce anche qui, ma nulla di che. Poi è ritornata il sole, è ritornato il caldo, che non vi dico, l'afa. Che dici Margherita, vuoi venire anche tu a Procida? Sì, hai ragione. Ciao Luigi, grazie. Vi aspetto, in tanti ci siamo visti, qualcuno ha fatto la foto con me, altri l'hanno fatta loro. A proposito, chi ha fatto la foto con me la vorrei postare, perché poi io nella fretta, a volte passando, non riesco a farmi la foto col mio telefono, e quindi molti la fanno loro, poi mi dicono di mandarla in privato, c'è chi lo fa e chi no. Chi ha fatto la foto, magari mi posto, se me la mandate in privato, vi riposto nelle mie storie e nei miei post. Francesca, stasera però ti vedo più tranquilla. Più tranquilla, forse sto un po' stordita perché sono talmente le cose che devo preparare per domani che veramente mi hanno un attimo mi sono un attimo, ecco, stasera sto un po' così, sì, sto tranquilla, sì. Poi io fondamentalmente di base sono sempre tranquilla. Allora, Vita! Allora, che dici? Tutti i giorni piove ad Avellino, mamma mia, eh sì, nell'entroterra forse lì piove, hai ragione, ho visto il meteo, quindi il meteo campano portava pioggia. Qui ogni tanto fa due goccioline, poi si ferma e arrivederci. Ciao Pinuccia, mi raccomando, condividete la diretta adesso. Ciao Lilli, vi faccio vedere che è tutto pronto, pronto, è tutto a posto, cioè è tutto a posto, è speciale. Almeno per adesso sì. Allora, giriamoci bene queste polpette e poi andiamo ad aprirle insieme, è vero? Guardatele, facciamole dorare un altro pochetto e poi le possiamo impiattare, è vero? Ecco qua. Allora, fatemi vedere. Allora, dicevo, se volete la ricetta dei cannoli, vedere anche la video ricetta, potete andare, vi ho fatto vedere, vi ho lasciato il link su YouTube, lì ci sono, ciao tesoronella, ci sono tante ricettine con la video, e a breve posterò anche, appena avrò 5 minuti di tempo, se avete visto nelle storie la fotografia, questa volta lo spaghetto
alle cozze mi è venuto al bacio, belle belle belle, perché ho utilizzato i pomodorini gialli e questa volta lo spaghetto ha tutto un altro sapore, veramente buono, anche è come se fosse venuta quella bella cremina, buono, lo trovo bello bello bello, non solo bello ma soprattutto buono. Allora Maria, che dici? Ah Maro, che bello quando dite per l'altro, sì sì sì, venite, tanto siamo qui. Allora, vedete? Vediamo se questa è pronta, se questa polpettona è pronta, io la toglierei. Ripeto, io l'ho fatto un pochetto più grandi perché ho utilizzato delle mozzarelline e quindi per poter creare l'involucro ho fatto la polpetta un po' più grande. Quindi, come dicevo prima, uno se ne mangia una e amen. Diciamo che questo è come se fosse un fiore di zucca scomposto, di zucchine scomposto, perché generalmente il fiore di zucchine o di zucca, noi come lo facciamo? Lo andiamo a farcire, chi lo farcisce con la ricotta e salame, chi lo farcisce, la volta scorsa lo feci con le patate, infatti c'è la ricetta qui sul blog, e quindi diciamo che ho utilizzato la ricotta nell'impasto, un po' come se fosse una sorta di, ecco, chiamiamolo proprio, fiori di zucchine scomposto. Allora, ecco, vedete, parlando mi è venuto il nome alla ricetta. Allora, mettiamo anche quest'altra qui, che alla fine avete visto che il fiore di zucchine l'abbiamo tagliuzzato, quindi non l'abbiamo cotto, l'abbiamo messo da crudo. E poi abbiamo fatto tutta la sorta di impasto, chi ha visto dall'inizio, con la ricotta, pan grattato, abbiamo messo circa 8 cucchiai abbondanti di pan grattato, del formaggio grattugiato, pepe, poi fate voi, potete aggiungerci anche un po' di prosciutto cotto se avete qualcosa da riciclare in frigo. Poi ho preferito metterci le mozzarelline, queste qui, così andiamo a fare la classica, il classico cuore filante. Allora, togliamo queste polpette qui che sono pronte, facciamole asciugare bene bene e le andiamo a impiattare. Allora, cosa, Valentina, ciao Michela, grazie tesoro, grazie, sì Giuseppina Piroddi, la rivedrai con calma quando vuoi, ma noi le polpette sono già, Michi, noi le polpette non le facciamo piccine, quelle diciamo vanno nel brodo, quelle piccine, facciamo i polpettoni, però no, nei Michi. Allora, le nostre polpette, chiamiamolo così, chiamiamoli fiori di zucca, di zucchine scomposti, vedete? Perché invece di farcire direttamente il fiore al suo interno, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliuzzato il fiore e poi abbiamo aggiunto altri ingredienti dai quali abbiamo messo la ricotta. Sì, Giovanna, bellissimo, amici, che ci dire la verità, noi facciamo le polpette, ora le polpette. Adesso andiamo a mettere il piatto con sempre il mio bel piatto, andiamo a metterci queste zucchine che già sono condite e tutto a posto, andiamo a mettere come base, ecco qua, cercherò di non mettere olio, ma io già le ho scolate abbondantemente, ecco qua, facciamo così e ci andiamo a appoggiare le nostre polpette, eccole qua, che come dice l'amici, polpettone. Ciao Marina, Francesca, sembrano bombette, bravo, possiamo anche chiamare le bombette, ma perché sono bombette? Perché abbiamo messo le mozzarelline e quindi chiamiamole bombette, chiamiamole polpetto, chiamiamole fiori di zucca, di zucchine scomposte, sembra bombette solo, oh no, ciao Nunzia. E allora andiamo a decorarlo così, ne ho lasciati due giusto per fare la classica decorazione, le nostre bombette, i nostri fiori di zucchine scomposte sono pronti.
Nella, tesoro, che dici? Buonasera anche a te, Lucia. Che io sorrido, mi fate sorridere, siete troppo una cosa, siete una gioia. È bello perché anche se poi siete dall'altra parte, allora voi a me mi vedete, sono io che non vedo voi, però io immagino le vostre facce quando avete visto, dice, ma quale polpetta, quale fiore di zucchero composto, questa è una bombetta, è vero. Ora andiamo ad aprire una insieme. Elio, che dici? Sono sempre una delizia, bravo. Sempre polpette sono, è vero. Andiamo ad aprirne una. Vado, eh. Ah. Apriamo, apriamo, apriamo. Ma me ne apro così. Eh? Ah, guardate, guardate. Mosi, è vero? Eh? Una bombetta filante. Ah, eccole qua. Guardate. Oh, mo sì, sono belle, guardate. Una se ne mangia una di queste e siamo a posto. A polpetto, Mario. Bravo Mario, bravo, bravo Mario, veloce veloce, una favola. Anche queste sono una favola e saranno polpette, saranno fiori, chiamiamole come vogliamo, ma sono sempre una specialità. Poi fatti in casa, fatti con i nostri prodotti, che ve lo dico a fare. Allora, spegniamo la luce qua. Sono arrivato il momento di salutarci, io continuo a sorridere, io poi sorrido anch'io delle cose che a volte esagero, però come fa? È così. Allora, come un vaso di Pandora, bene, saranno buone se le mangerai tutte, sì, diciamo, sicuramente non tutte, perché effettivamente sono abbastanza pesantucce, anche se in effetti non è che abbiamo messo il pane, cioè chi all'interno mette il pane, mette altro, queste poi in effetti sono di ricotta con pan grattato, quindi diciamo che non sono pesantissime, pesantissime, diciamo una versione leggermente light, leggermente. Ah, a proposito di versione light, queste qui le potete anche mettere in forno per 15 minuti, 15-20 minuti a 180 gradi, forno ventilato preriscaldato, va bene? Detto questo, ciao Vita, ciao Maria Pia, grazie Nella, grazie Crepi il Lupo. Io domani comunque vi posterò un po' di foto, un po' di video, mi raccomando, vi lascerò poi il link di Patatine e Fratelli Cucino e vi lascerò il sito www.bioitalia.it per i suoi prodotti bio, eh? Poi domani vi spiegherò tutto il resto, ma questo lo farò domani poi in piazza all'evento con i miei amici. Allora ci vediamo domenica per il dolcino alle ore 20, mi raccomando seguite le storie, seguite la pagina, lasciate il like e condividete la diretta. Io vi lascio una buona serata e ci vediamo domani, nei prossimi giorni, e un bacio a tutti, a domenica per la ricetta dolce. Buona serata!